Ciao, sono Antonella. Piacere Alessandro. Ciao, sono Savino. Siamo la famiglia Parisi e gestiamo tutti insieme il Café de Paris delle Gru. La mia avventura è iniziata qui nel 96. Mi hanno proposto appunto di gestire questo locale qui alle Gru. La cosa bella è che tantissime persone mi hanno visto crescere. Io volevo imparare a fare i cappuccini, avevo 11 anni e la gente mi vedeva piccolo, dicevano non cappuccio da te. E allora sai cosa ho fatto? Me li facevo io i cappuccini e me li bevevo da solo. Destino vuole che io e mio fratello ci fidanziamo con due ragazze che lavorano praticamente qua e oggi sono in attesa di una bimba. Volevo solo dire che non è facile mantenere un'attività per 25 anni. Cioè, io dico che è difficile comunque iniziarla, ma è ancora più difficile mantenerla. Io penso che mia figlia, quando avrà 10 anni, e io sarò ancora qua, all'età di 46 anni, ci sarà mia figlia nel tavolino che fa i compiti e io al bar. Abbiamo anche il tempo per fare qualche viaggio e rilassarci. I nostri luoghi preferiti sono Caraibi, dove condividiamo anche la musica e ogni tanto ci dilettiamo anche quando abbiamo tempo a andare a ballare questo tipo di balli. La passione per il ballo è iniziato anche insieme ai viaggi. Durante i miei viaggi ho scoperto anche la passione per questi room pregiati. Tant'è vero che ogni viaggio che facciamo in questi posti cerco sempre il room migliore della zona. Ho ballato con gente del posto, con cubani, quello mi sono divertita molto. La bachata, la salsa cubana e la salsa portoricana. Il cubano è un pochettino più divertente, invece il portoricano è molto più lineare. Fatto in linea, avanti, indietro, avanti, indietro. Poi i passi sono sempre uguali. Io conosco solo un passo, questo qua, quello di Torino. Ma allora, la nostra passione nell'attività diciamo che è latinoamericano, è musica lounge bar, musica d'aperitivo, musica commerciale. Tanto che quando va via il titolare, ce la giochiamo sempre e cambio sempre musica, nel senso lui gli piace tanto il latinoamericano e noi mettiamo, io e mio fratello, spesso e volentieri la musica d'aperitivo.